La cosa strana della mia vita è che fino all'anno scorso tantissime persone pensavano che io fossi fortunatissima perché sono una travel blogger e quindi viaggio per lavoro. E poi all'improvviso, dopo questa diagnosi di tumore al seno, io mi sono sentita sfortunata e agli occhi di tutti ero sfortunata. E io invece adesso penso di essere la persona più fortunata del mondo, perché sono qui a raccontare quello che mi è successo e con la mia storia spero di riuscire a trovare persone che possano trovare un po' di grinta e capire che purtroppo se è capitata questa diagnosi, sì, ok, è un momento molto difficile, però si va avanti. Ciao, io mi chiamo Francesca Barbieri, ma in rete sono conosciuta come Fraintesa, perché questo è il nome del blog di viaggi che ho aperto 10 anni fa. L'anno scorso stavo benissimo, ho viaggiato un sacco, mi sentivo in forma e poi all'improvviso, in uno di questi viaggi di lavoro, sotto la doccia ho trovato un piccolo nodulo sul seno. Quindi appena sono tornata a casa ho deciso di farmi visitare. E mi è stato detto che era sicuramente qualcosa di benigno, quindi ho lasciato correre, ho lasciato passare 3 mesi e poi, siccome questo nodulo si ingrossava, ho deciso di tornare da un senologo. E di nuovo a questa visita mi è stato detto che sì, si era ingrossato, ma sicuramente era qualcosa di benigno. Io però ho insistito per farmelo togliere. E meno male perché si trattava di un tumore al seno. È iniziato un calvario, veramente il periodo più difficile della mia vita, un incubo durato 8 mesi, che è iniziato con 4 operazioni chirurgiche e è proseguito con 6 mesi di chemioterapia e 1 mese di radioterapia. Non sapevo a cosa sarei andata incontro e per me è stato molto difficile soprattutto questo, perché non conoscevo nessuno che avesse avuto questa malattia, ero molto spaventata e mi sentivo sola e anche sfigata. Io certi giorni non riuscivo a parlare, non riuscivo ad alzarmi dal letto, non riuscivo a vestirmi, non avevo appetito. E piangevo perché tutti i miei amici e i coetanei erano fuori a divertirsi o a lavorare o a incontrare persone e fare viaggi e io non avevo la forza di sollevare la forchetta quando mangiavo. Ho perso molti chili, più di 10, mi vedevo uno scheletro anche quando dovevo vestirmi alla mattina. E mettevo dei maglioni sotto ai vestiti per sembrare più in forma. E questo è solo uno dei tantissimi trucchi che ho adottato per cercare di sentirmi in pace con me stessa e anche per nascondere tutto alla mia community. Ho decine di migliaia di persone che mi seguono ogni giorno sul blog e sui miei canali social. E quindi quando mi è stata data la diagnosi mi sono trovata davanti a una scelta, cioè raccontare tutto da subito oppure affrontare questa battaglia in un modo più intimo. E ho optato per questa seconda opzione semplicemente perché io non avevo proprio le forze, a volte neanche di prendere in mano il telefono. E quindi mi sono immaginata che se avessi raccontato tutto alla mia community, probabilmente avrei dovuto avere anche le energie per rispondere a tutte le domande che naturalmente mi sarebbero arrivate e quindi ho scelto di aspettare un attimo. Tra l'altro io sono freelance, quindi mi sono anche immaginata che se avessi raccontato tutto così pubblicamente, probabilmente potenziali clienti avrebbero scelto di non farmi viaggiare, non farmi partire, perché magari si sarebbero immaginati che io poi sarei stata male in viaggio o avrei potuto rinunciare all'ultimo minuto. E quindi ho tenuto questo grande segreto per più di 6 mesi. Il 7 gennaio
In un giorno in cui tutti si lamentavano perché rientravano al lavoro dopo le lunghe vacanze di Natale, io andavo a fare l'ennesima chemioterapia e conscia che avrei passato poi i giorni successivi a stare male, e a quel punto ho avuto un'illuminazione. Su Facebook ho visto il post di un amico, un grande viaggiatore, che raccontava di come sua figlia di soli 2 anni avesse già fatto il giro del mondo. E io in quel momento mi sono detta: cavoli, l'ha già fatto questa bambina così piccola? E io che sono travel blogger, ho 36 anni e ho sempre avuto questo come sogno, non l'ho ancora fatto? E allora da lì mi sono detta che forse era il caso di non rimandare più i sogni. E che forse appunto quello sarebbe stato il vero obiettivo da raggiungere in questi mesi così difficili. E quindi ho trovato un sogno, ho trovato uno scopo e mi ci sono aggrappata veramente con le unghie e con i denti. Così mi sono inventata questo progetto che è il più grande sogno della mia vita. Così l'8 ottobre 2019, cioè nello stesso giorno in cui io un anno fa ho avuto la diagnosi, ho deciso che partirò per il giro del mondo in solitaria. E questo viaggio per me così importante avrà un duplice scopo, perché sì, io realizzerò il sogno della mia vita, ma impiegherò il mio tempo in viaggio, tappa dopo tappa, a rilasciare interviste e raccontare la mia storia, perché voglio che si sappia quanto la prevenzione sia importante e quanto purtroppo le malattie capitino a chiunque, ma in certi casi si possano anche affrontare e dopo si possa anche trovare la grinta di andare a fare grandi follie come un viaggio intorno al mondo. Ho deciso di lanciare un crowdfunding e quindi con questa raccolta fondi al 50% finanzierò il mio viaggio. Quindi questo grande itinerario di esperienze e di racconto, e l'altro 50% invece ho scelto di donarlo alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, perché voglio contribuire al loro obiettivo di rendere il tumore sempre più curabile. Sono nella posizione di poter spronare chiunque a farsi un controllo in più. Perché io ci tengo a farvi capire quanto è importante la prevenzione, perché a me mi ha salvato la vita. E se io sono qui oggi è perché mi sono fatta controllare e ho insistito per farlo. Quindi non abbiate paura, perché un controllo può salvarvi la vita. E in particolare nel mio caso, palpatevi le tette, fatevele palpare, insomma, fate quello che serve pur di stare bene e di avere una vita fortunata come quella che per me è la mia. Io non so se sono riuscita a entrare nel vostro cuore, però vi dico questo: ho vissuto qualcosa di veramente orrendo, più che brutto, però ho cercato di sopravvivere e di trasformarlo in qualcosa di positivo e costruttivo, non solo per me, ma per chiunque là fuori. Quindi se pensate che questo sia un messaggio importante o se semplicemente volete donare alla Fondazione per la ricerca sul cancro, vi invito a farlo perché voi con un piccolo gesto potete veramente cambiare il destino di tante persone oltre al mio. Quindi se volete farlo, grazie e ad ogni modo grazie di aver ascoltato la mia storia.